Tu mi hai detto del signoraggio, sai quante cose ci potremmo parlare qui? Il signoraggio, le banche, tu, sei tu che mi scrivi? No, signoraggio, io ho fatto uno spettacolo sul signoraggio. Ho fatto uno spettacolo con Auriti. Auriti è quello che ogni settimana andava a querelare la Banca d'Italia. Lui parla del signoraggio, perché c'è un vuoto di giurisprudenza, parla del denaro. Il signoraggio è il denaro, l'emissione di denaro. Una banca, te lo dico per te, perché stavi soffrendo, una volta la banca stampava dei soldi, ma aveva una riserva di oro, e in base all'oro stampava dei soldi. È successo questo. Perché abbiamo l'economia in dollari? Perché dopo la guerra gli americani, attraverso la Federal Bank, la loro banca, hanno stampato, senza avere la copertura in oro, 90 miliardi di dollari dell'epoca e hanno impestato di fogli di carta senza copertura. Poi nel 71 Nixon è uscito e ha detto: signori, non c'è copertura di oro, perché l'oro è questo qui, ce l'avete, o siete indebitati di carta o siete indebitati, o ci credete che questo è l'oro. Tutti avevano dollari, hanno accettato che un pezzo di carta diventasse, e non c'è, è un pezzo di carta. Allora questo professor Auriti cosa diceva? Andava dalla banca, adesso la banca centrale, dice: ogni volta che la banca centrale emette, stampa dei soldi, non avendo una copertura, stampa della carta, e dice un principio di giurisprudenza straordinario. Chi è? Di chi è? Di chi sono i soldi? Se è un pezzo di carta che non ha nessuna copertura in oro, c'è scritto 500 euro. Di valore intrinseco non ne ha, il prezzo della stampa e il prezzo della carta. Chi dà un valore di 500 euro? Siamo io e te che accettiamo i 500 euro. La gente, le persone che lo prendono, determinano il valore dei soldi. Mi segui? Ecco. Allora, se i soldi sono i nostri, perché la banca ce li presta? Nessun monetarista ti dà una risposta, perché non c'è risposta, c'è un vuoto di giurisprudenza. È l'incantesimo del monetarismo. Oggi le banche, una volta era la banca centrale che dava moneta, oggi stampa moneta con una banca normalissima, quando ti dà una carta di credito, un libretto degli assegni. Le banche, dentro non c'è più niente nelle banche. Noi viviamo in sospensione tra un incantesimo e un compromesso volontario. Per Fuori Aula IT siamo qui in compagnia con il grande privilegio di Beppe Grillo. Ha già anticipato la prossima domanda, che è proprio quanto la occupa quotidianamente il blog in termini di lavoro. Sai, siamo un 4-5 a gestirlo. Io faccio l'articolo quasi tutti i giorni, faccio appena 10 righe, insomma non è faticoso. Faticoso poi è spulciare i coglioni, che c'è sempre di coglioni in rete che non te li togli, se le palle in una maniera... Allora c'è quello che ti prende lo spazio, ce n'è uno che ci perseguita 12 ore, sta di notte attaccato al blog, capito? Prende spazio, non fa parlare gli altri, depista l'argomento, insomma ci sono i coglioni. Questo è il sacrificio più grosso, cioè di togliere questi i coglioni dalla rete. Poi però ci sono centinaia di migliaia di persone straordinarie che ti danno informazioni educate. Perché il blog va bene, il mio? Perché si basa sulla fiducia, è un rapporto personale che hai con le persone, si fidano di te, quindi non gli interessa tanto l'informazione, gli interessa tanto il parere che ho io su quel tipo di informazione. Perché Beppe Grillo, dopo lo spettacolo del 98, non parla più del signoraggio? Gli ho parlato, ne aveva parlato, ho visto un filmato in internet in cui ha toccato questi argomenti, quindi è informatissimo. Gli ho parlato circa 6 mesi fa e mi ha detto: sì, molto bene, molto bello, ma questo per la gente è troppo. Se è troppo, la gente si spaventa e non lo capisce perché è troppo. Ora io vorrei chiarire con voi una cosa. Voi siete venuti qua non perché io sia buono, sia bravo, sia in gamba, sono un attore straordinario. Siete qua veramente perché avete dei problemi, voi personali. No. Voi avete dei grossi problemi, le avete tentate tutte e vi rimango io adesso. Perché non riuscite a capire quello che sta succedendo, ma io non te lo posso spiegare, hai capito?
Io non posso avere questo peso addosso di spiegarvi il mondo, che cosa sta succedendo, l'Europa, l'euro, non posso. Io mentre parlavo ieri sera qui, la gente prendeva appunti. Io volevo farvi divertire.